importantissimo viaggio che arriva 10 anni dopo il nostro primo giro d'Italia con Piero Vrenna, che all'epoca era con Piero in moto per l'Italia. Da lì è nata un'associazione, che è l'associazione Diversamente, che attualmente è l'associazione che promuove queste attività sociali e che praticamente si trova a un decennio esatto, perché noi partiremo esattamente 10 anni dopo il primo viaggio, il 4 di ottobre, si trova a coniugare praticamente tutte le attività più importanti di questa associazione. Cioè, la Route 21 cede il posto a Piero Vrenna, il vostro consigliere comunale, per fare questo viaggio che si chiamerà Con Piero in moto sulla Route 21. Qual è la particolarità di questo viaggio? La particolarità di questo viaggio è che Piero, in tutto e per tutto, verrà aiutato da Luca, che è uno dei ragazzi della Route 21, affetto da trisomia 21, che si occuperà di Piero per tutta la durata del viaggio. Io penso che la cosa più importante di questo libro non è tanto cioè è la riflessione che induce. Al di là di tutti quelli che sono stati i discorsi affrontati nel libro nei vari capitoli, anche con riferimento al viaggio con Piero, la riflessione che induce questo libro è quella sul viaggio. Ancora di più quello sull'amicizia e ancora di più sul fatto che nessuno ha il diritto, né per eccessivo amore né per indifferenza, di impedire a qualsiasi persona di poter avere un sogno.